Allora vi suggerisco di staccare i microfoni e il video, poi quando volete intervenire accendete il microfono e intervenite. Allora oggi iniziamo la seconda lezione online sulla Beat Generation. Cominciamo a parlare di William Bureau, che abbiamo già affrontato in classe in parte, e quindi per alcuni si tratta di un ripasso, per altri si tratta di una cosa nuova. William Bureau è un autore importante della Beat Generation perché, diciamo così, era uno dei membri più anziani del gruppo ed era quello anche che ispirava i più giovani come Kerouac ad andare avanti, a procedere con le loro opere. Ciò che è interessante di William Bureau sono tre cose. E una riguarda la vita. Come potete vedere qui, lui pratica appunto una vita di vagabondaggio, usa e sperimenta droghe, sostanze chimiche, psichedeliche, vive negli ambienti dei tossicodipendenti di New York, cerca anche di disintossicarsi, quindi si trasferisce a New Orleans e si sposa. Con moglie e due figli poi si trasferirà in Messico. Naturalmente però non riesce a, diciamo, a fare a meno dell'uso di queste sostanze stupefacenti, quindi lui non solo, ma lui anche ha una caratteristica che presta a se stesso, il suo corpo, a delle cliniche, anche cliniche di ricerca universitarie, affinché sperimentino l'utilizzo di sostanze su di lui. E quindi è un personaggio veramente curioso, perché lo potremmo definire come uno dei più grandi tossicodipendenti che siano mai esistiti. Immaginatevi che vita può condurre un personaggio di questo genere. Infatti arriva addirittura in Messico a uccidere sua moglie durante, anche lei tossico dipendente, mentre si esercita in una al tiro a segno. Quindi, cioè, capite che situazione molto grave si trova. Poi alla fine verrà recuperato a Tangeri da Jack Kerouac in una situazione veramente disperata, dove lui poi nel suo diario scriverà che aveva passato delle settimane a guardarsi la punta dei piedi. La punta dei piedi perché? Perché probabilmente aveva il corpo martoriato da buchi, iniezioni, e non gli rimaneva che le punte dei piedi per iniettarsi qualche sostanza. Una delle opere principali di William Bureau è Il pasto nudo, è un'opera del 59, è un libro scritto in un modo molto particolare, quasi completamente privo di punteggiatura. Lo potremmo definire anche un'opera surrealista, cioè che deforma la realtà, la presenta in un modo radicalmente diverso rispetto a quello che può apparire, e quindi è anche un libro, un romanzo molto metaforico, molto molto complicato da studiare, da leggere, ma interessante, e quindi adesso ne leggeremo un pezzetto d'inizio. È interessante vedere che la tecnica di scrittura è quella della decostruzione della narrazione, che va sotto il nome di cut up. Ecco, questo ricordatevelo, la tecnica del cut up. Quindi aggiungete questa tecnica a quelle che abbiamo visto durante l'anno, per esempio il correlativo oggettivo, la frammentazione del verso, il monologo interiore, il flusso di coscienza, eccetera. Che cos'è la tecnica del cut-up? La tecnica del cut-up, guardate la spiegazione che ho ricavato dai testi della Beat Generation stessa, si applica tagliando una pagina in quattro sezioni e rimescolando fra di loro queste sezioni attraverso una nuova sequenza.
È molto curioso, quindi voi provate a fare questo esercizio, scrivete un racconto, poi dopodiché tagliate la pagina e mescolate le parti di questo racconto. Dice che si può proseguire spezzando ancora i brani in unità più semplici. Il cut-up, però, in realtà può essere considerato anche un'evoluzione del monologo interiore e del flusso di coscienza di James Joyce e di Italo Svevo. Perché? Perché il flusso della narrazione è continuo, deriva dalla voce narrante dell'autore che esprime in modo spontaneo e senza ostacoli il suo pensiero, saltando anche di palo in frasca. Adesso vi leggo alcuni brani di un'intervista di Burro contro la droga, che è un'intervista molto significativa e importante, perché lui spiega questo, spiega che la droga in realtà non aiuta lo scrittore, ma è esattamente il contrario, lo inibisce e quindi lo scrittore deve trovare dei momenti per rimanere lucido, per poter scrivere. Questo vale per l'artista in generale. Ecco che cosa diceva Burro. Dice: vivevo a Tangeri nel 57 e avevo trascorso un mese in una stanza della Casbah a fissare la punta dei piedi, è quello che vi dicevo prima. La stanza era piena di cartoni di Eucodol. Quando mi resi improvvisamente conto che non stavo facendo assolutamente nulla, stavo morendo, ero pronto per la fine. È interessante l'opinione di Burro sulla droga e sul rapporto con la scrittura, perché lui dice questo: se le droghe non fossero proibite in America, costituirebbero il vizio perfetto per la piccola borghesia. In che senso? Burro spiega questo, dice: i tossicodipendenti svolgerebbero il loro lavoro per poi tornare a casa e consumare la pesante dose di immagini che li aspetta grazie ai mass media. I tossicodipendenti amano guardare la televisione. Cioè, ci dice Burro che le droghe rendono l'individuo assuefatto nei confronti dei mass media, cioè gli tolgono le sue capacità critiche, lo rendono uno spettatore passivo, uno che si beve tutti i programmi televisivi, tutto, e quindi viene condizionato. Billie Holiday diceva di sapere che stava uscendo dalla dipendenza della droga quando si rendeva conto che non amava più guardare la televisione. Oppure i tossicodipendenti, dice sempre Burro, amano stare seduti a leggere il giornale o una rivista e, per Dio, la leggono tutta dall'inizio alla fine. È anche una forma di paranoia, cioè stanno attaccati a una sorta di comunicazione fino a che ne vengono praticamente annichiliti. E allora Burro, prosegue in questo modo. La droga, dice, restringe la coscienza, cioè non amplia la coscienza, amplierà determinate sensazioni, ma non la capacità cosciente di essere nel mondo. Infatti, prosegue, l'unico beneficio per me come scrittore, a parte mettermi in contatto con tutto quel mondo carnevalesco e con il sottobosco, mi è venuto dopo che ne sono uscito fuori. Ciò che voglio dire, ciò che voglio fare è imparare a vedere meglio ciò che succede lì fuori, guardare fuori, raggiungere per quanto possibile una completa consapevolezza di ciò che ci circonda. Ecco, lui dice che l'artista, che già per sua natura è staccato dalla realtà, perché comunque anche nel caso in cui cerchi di descrivere, di raccontare la realtà, l'artista usa la sua fantasia, la deve, come dire, manipolare anche questa realtà, non la presenta tale e quale. Quindi, anche in questo caso, che è tipico dell'artista, però lui per scrivere, per realizzare un'opera,
deve rimanere molto aderente alla realtà, deve essere un grande osservatore, non deve perdersi alcuni dettagli della vita che lo circondano. E infatti conclude in questo modo, Burro dice: la maggior parte delle persone non vede che cosa accade intorno. Ecco il mio messaggio agli scrittori. Per amor di Dio, tenete gli occhi aperti. Fate caso a ciò che vi accade intorno. Cioè, cammino con gli amici per la strada e chiedo: lo hai visto quello che è appena passato? No, non l'ho notato. L'arte, il raccontare, scrivere poesie, è raccogliere elementi intorno a sé. E per farlo c'è bisogno di coscienza e attenzione. Ecco quello che ci dice Burroughs della sua esperienza. E ce lo dice uno che è stato uno dei più grandi tossicodipendenti al mondo e che, come vi dicevo prima, purtroppo ha anche ucciso sua moglie, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Questo è interessante, leggetelo, il Cut Up, ve ne ho parlato un po' prima, e Burro spiega un momento ancora questa tecnica. Adesso vediamo invece, veniamo a Il pasto nudo, di cui vi leggo l'inizio, per cercare di capire di che cosa si tratta e anche per cercare di capire come il processo di scrittura viene completamente rivisto da parte di questo autore. Il capitolo si intitola Consommé di piscio di cammello con vermi bolliti. E già qui, voglio dire, è tutto un programma. Possiamo aspettarci qualsiasi cosa da questo titolo. E si tratta fondamentalmente di una presa in giro dei consumatori. Il ristorante a cui si riferisce Cherobert in realtà potrebbe essere il ristorante, un ristorante famosissimo, noto in tutto il mondo, che si chiama Chez Maxim e che si trova a Parigi. Da Chez Maxim ci vanno capi di Stato, personaggi molto importanti, attori, insomma, intellettuali di un certo tipo e bisogna prenotare parecchi mesi di anticipo ed è una cucina molto raffinata, particolare e sembra anche che preparino dei piatti così non certamente usuali. Non posso dirvi di più perché da Chez Maxim io non ci sono mai stato, purtroppo, e non ho neanche la minima idea di cosa possa costare, ma certamente sono cifre molto significative. Allora, questo brano voi dovete pensare che è proprio una critica a questo tipo di snob, no? Di gente così che magari non capisce niente della tavola, della cucina, magari anche dei gusti piuttosto rozzi, e però sapete, siccome i soldi li ha, è andata a mangiare da Chez Maxim e quindi fa figo questo. Cioè, che cosa fa figo? Fa figo l'essere andati in un posto, non conoscere le cose. Non apprezzarle realmente. E allora ecco che cosa dice Burro. Dice: una volta AJ ha prenotato con un anno di anticipo un tavolo Cherobert, dove un gourmet massiccio e glaciale medita sulla cucina più squisita del mondo. Ha uno sguardo così velenoso e sprezzante che molti clienti, sotto quell'occhio vizzo, sono rotolati per terra pisciandosi addosso nel convulso tentativo di ingraziarselo. Cioè, queste persone che non capiscono niente di cucina, non sanno neanche, non sono neanche educate a un gusto, no? Però cedono di fronte a una pretesa autorità, l'autorità del gusto di questo gourmet massiccio e glaciale. Quindi hanno, questo è molto fantozziano, no? Sono rotolati a terra, pisciandosi addosso nel tentativo convulso di ingraziarselo. Sono
Così Ajay arriva con sei indios boliviani che masticano foglie di coca tra una portata e l'altra. E quindi è uno spregio nei confronti di questa cucina, no? Poi sei boliviani lì, è tutta gente di un certo tipo, di un certo rango sociale, no? E quando Robert, in tutta la sua maestà da gourmet, si avvicina al tavolo, Ajay alza gli occhi e urla: «Ehi ragazzo, portami il ketchup!» Alternativa, tira fuori una bottiglietta di ketchup e annaffia la haute cuisine. Cioè, proprio uno sfregio, no? Vi immaginate, in una cucina così raffinata, uno arriva con la sua bottiglietta di ketchup e la sparge questa salsa sui piatti prelibati, raffinatissimi. Di questo famoso gourmet. 30 gourmet smettono di masticare di colpo, roba che si sarebbe sentito afflosciarsi un soufflé, in quanto a Robert emette un boato rabbioso, come di elefante ferito, corre in cucina e si arma di una mannaia da macellaio. Il sommelier fa un ringhio mostruoso, la faccia gli diventa uno strano viola iridescente, rompe una bottiglia di champagne del 26. Pierre, il capo cameriere, afferra un coltello per disossare. Tutti e tre si lanciano all'inseguimento di Ajay, attraverso il ristorante emettendo urla di rabbia strazianti, disumane. Tavole ribaltate, vini dannate, cibi impareggiabili volano per terra. Grida di «Linciatelo!» riecheggiano nell'aria. Un anziano gourmet, con gli occhi iniettati di sangue di un mandrillo impazzito, sta preparando un cappio con un cordone delle tende di velluto rosso. Vedendosi con le spalle al muro e in pericolo imminente di essere sventrato come minimo, Ajay gioca la carta vincente. Rovescia indietro la testa ed emette il richiamo di un porco, al che un centinaio di porci affamati, stazionati poco lontano, irrompono nel ristorante e sbafano la haute cuisine. Robert si schianta a terra come un grande albero e i porci lo divorano in un boccone. Poveri bastardi, non conoscono abbastanza la vita per apprezzarla, dice Ajay. Paul, il fratello di Robert, emerge dal manicomio dove era stato confinato e prende in mano il ristorante per dispensare quella che lui chiama cucina trascendentale. Quindi, dopo questa vicenda, il proprietario non c'è più, il fratello esce dall'ospedale psichiatrico, quindi un altro matto, che decide di inventare questa nuova cucina. Tanto voglio dire, questa gente, questi borghesi, questa gente così che non è capace di apprezzare le cose e pensa solo all'apparenza, gli puoi fornire qualsiasi cosa dal momento in cui viene da questo famoso ristorante e vedete un po' che cosa combina. A poco la qualità del cibo diminuisce finché non si serve che monnezza, proprio in senso proprio, quindi vuol dire spazzatura presa dai bidoni. E i clienti, troppo intimiditi dalla fama di Chez Robert, non protestano neppure. Capite? Quello che conta è l'immagine, l'apparenza, non la sostanza. Tu ti presenti come il grande chef, quello che ha inventato chissà che cosa. Sei lì, tutti parlano di te, i media, le televisioni, eccetera. Come fai a mettere in discussione, la fama e la notorietà di quest'uomo? Eppure vedete, se vedete il menù tipo, c'è poco da dire. Eccolo qua: menù tipo, consommé di piscio di cammello con vermi bolliti, filetto di pastinaca, la pastinaca sarebbe il topo di fogna, frollata all'acqua di colonia e guarnito di ortiche comuni, supreme di placenta di manzo in olio di carter drenato, il carter è una parte del motore dove scorre l'olio, servita con salsa piccante di turri d'uova marce e trito di cimici, torta al formaggio Limburger conservati in urina di diabetico flambé su fornello a spirito. Questo è il menù. Così, poco per volta, i clienti muoiono di botulismo. Oggi diremmo di coronavirus, perché ti mangi una roba così, ci rimani secco. Poi Ajay ritorna dal Medio Oriente con il suo entourage di profughi arabi.
Gli basta un boccone per gridare: Dio della monnezza, rosolate questo savio cittadino nella sua stessa sbobba. E così la leggenda di Agei, il buffo amabile eccentrico, non fa che crescere. E poi ovviamente il romanzo continua su questo tono. Se volete e lo rintracciate, credo che magari lo possiate trovare anche in Netflix o Prime o da qualche parte, è stato realizzato un film che si intitola proprio Il pasto nudo. E se avete tempo, in queste giornate in cui siete a casa, riuscite appunto, guardatelo. Se lo trovate, poi mi dite anche dove l'avete trovato, che interessa anche a me rivederlo. D'accordo, questo è Walter Burro. Prima di passare a Ferlinghetti, vi commento una poesia, ve la leggo e ve la commento, una poesia di Ferlinghetti. Prima di passare a Ferlinghetti, se ci sono delle domande, appunto osservazioni, così ditemi qualche cosa. No, posso una cosa, ma è Walter o William? William Burro, mi sembra. Vediamo un po'. Ah, ok. William Burro. Perché ho scritto Walter da qualche parte. Perché ho detto Walter, allora... Ah, ho detto Walter prima? Ok, no. Ah, mi sono sbagliato. Sapete che la mia dislessia mi porta a compiere errori. No, vabbè, ci manca proprio per sapere se ho scritto. Certo, no. William Burro. Cosa ne dite? È curioso, sì, vero, sì. Questo personaggio? Prendo un po' in giro tutti questi ristoranti rinomati. Sì. Sì, prende un po' in giro, diciamo, la cucina in quel momento, forse. Se... Cioè, più che altro mette persone fuori luogo in un posto di lusso sfrenato proprio. Esatto, mi sembra molto giusto quello che dici. Persone fuori luogo e in un posto non appropriato per loro. Ecco. Tra l'altro mi sembra anche abbastanza d'attualità, perché oggi si parla molto di cucina, c'è tutto un business. Sì, solo, esatto, proprio. No? È vero, anche esagerato, perché poi ti servono dei piatti che, voglio dire, te li fanno strapagare, sì, e non sono niente, no? È una bella piatti miseri che li paghi conto non so come. Sì, una bella pasta della nonna fatta a mano in casa con un bel sugo, un bel ragù, è vero o no? Ma poi prof, la cosa che sì prof, voglia. La cosa che è proprio più attuale di questo racconto, che cioè è la, come dire, del farsi vedere, del farsi notare. Ad esempio, una persona non sa niente di cucina oggi farebbe una storia Instagram facendo vedere, sa, che è nel posto rinomato, che lui se ne intende cose, invece non è certo, così. Certo, bravo, questa è una gran bella osservazione. E, è vero questo, una persona che... Oggi magari non sarebbe in grado di giudicare, no, dei piatti, la cucina, così, però sicuramente la storia su Instagram se la fa, perché, caspita, è in un posto rinomato, no? Quindi sì, è esatto. Da tutti, certo. Oggi si vive molto di apparenza, diciamo. Assolutamente, molto di apparenza. Allora, sentite, un tema molto attuale è quello che tocca Lorenz Ferlinghetti con una poesia che adesso vi leggo e vi voglio commentare. Chi è Lorenz Ferlinghetti? Lorenz Ferlinghetti è un altro capostipite della Beat Generation, è uno dei fondatori, e pensate, lui è di padre bresciano e madre francese. Tra l'altro mi sembra che sia morto recentemente, lui era nato nel 19, poi non ho seguito, ma era stato un 3 o 4 anni fa, era stato in Italia, e ancora vicino a Torino, per tenere qualche conferenza, qualche incontro con il pubblico. Allora, di padre bresciano, di madre francese, vive negli Stati Uniti, studia a Parigi, fonda la City Light di San Francisco, ecco, la famosa libreria di San Francisco, di cui vi ho già parlato, è stata fondata proprio da lui. Quindi era una persona, insomma, di cultura, cosmopolita, conosceva diverse lingue, sicuramente francese, italiano e inglese. E
lui, ed è proprio lui che pubblica i vari autori della Beat Generation, diventando il punto di riferimento per questi ragazzi di cui appunto vi ho parlato la volta scorsa. E sostiene anche la rivoluzione cubana negli anni 60, quindi è un personaggio anche con idee rivoluzionarie. Poi sosterrà la rivoluzione sandinista negli anni 80 che si verifica in Nicaragua. E appunto ancora durante la vecchiaia intraprende viaggi e letture pubbliche di sue poesie. Qui, vabbè, ci sono un po' le sue opere, eccetera. Tra tutte ne ho scelta una che non risale agli anni 50, è un'opera più recente, che si intitola Un Luna Park nel cuore. Questa è una poesia scritta nel 97. In realtà Un Luna Park nel cuore è il titolo di una raccolta di poesie. Questa poesia si intitola 93. E prima ve la leggo e poi cerchiamo di capirla insieme. Vedete che esprime dei concetti particolarmente attuali oggi. Allora, chiamiamola proprio, anziché 93, un Luna Park nel cuore. Vi voglio dire questo, che il tema nasce per il fatto che lui si reca a una certa età in un luogo particolarmente bello, così dove al suo posto, al posto delle bellezze naturali di questo luogo che lui frequentava da ragazzino, è stato costruito un parco giochi, un parco divertimenti, quindi ecco perché il termine Luna Park. Allora, la poesia dice così: la popolazione esplode e il sole porta gli occhiali da sole e le nuvole indossano pantaloni. E la terza guerra mondiale sarà la guerra contro il terzo mondo, mentre orde di barboni vagano per la terra e il sole. Il sole è portato via in una nuvola e ogni etnia sostiene a gran voce la propria etnia e il sole si intorbida e si oscura e l'antico uomo sulla luna è il che è negativo del sole, nasconde il volto in una nube che se lo porta via. E la nuova guerra fredda è la guerra contro il grandio computer, il cui mantra è Jai Ram, Sidi Rom, Jai Ram. E intanto tutto il mondo vortica su internet ed extranet in un immenso vuoto mistico, un vuoto virtuale dentro l'enorme tubo catodico del mondo e il suo schermo è infestato da allarmi e digressioni, fughe e lotte in cui eserciti virtuali si scontrano di notte. Ecco, questa è la poesia. Mi piacerebbe sapere così, a brucio, senza nessuna spiegazione, al volo, qual è la sensazione che avete avuto dalla lettura di questa poesia, cioè di che cosa potrebbe parlare, quali potrebbero essere i suoi temi. C'è qualcuno che ha il Prof. coraggio di dire qualcosa? Sì? Sì, prof. Sì? Secondo me parla del. Praticamente. Sì, no, vai pure tu, vai. Vado io. Ma no, aspetta, va. Sì. No, comunque, praticamente da come, almeno da come l'abbiamo letta così, sembra molto che faccia rispecchiare il mondo come se fosse racchiuso tutto nel contesto della tecnologia. Sì, esatto, Quindi bravo. tutta roba Sì. appunto come CD, computer, televisione, quindi Sì, bravo. racchiude proprio il mondo nella tecnologia. È proprio così, il mondo è diventato effetto speciale, tecnologia. È molto giusto quello che dici, infatti Questo parla secondo di. me è invece. Sì, dimmi, dimmi, Davide. Sì, Secondo me dimmi. invece parla tipo, cioè come magari i computer potrebbero in futuro prendere il sopravvento, e poi mi sembra anche un po' una critica verso queste nuove macchine che magari possono essere viste come specie di minaccia. Certo, c'è anche questo, ci sono entrambe le cose, i pericoli che possono accadere nel futuro e tieni conto che siamo già nel futuro rispetto a quando scriveva Ferlinghetti.
Quindi possiamo anche stabilire se Frevinghetti aveva ragione o torto nello scrivere questo. Per esempio, lui dice che il mondo è finito, è diventato un enorme tubo catodico. No, non so se voi sapete cos'è un tubo catodico, perché oggi non ci sono più le vecchie Sì, televisioni. prof. Sì, Le avete viste le vecchie televisioni? Le i conoscete? televisori, quelli là, Sì, quelli grossi. così, quelle enormi che sembrano, Esatto. sì. Quei televisori lì funzionavano con un tubo catodico, che era una roba, tra l'altro una roba pericolosissima, mi sembra che avesse al suo interno, non so, 1000-2000 volte, per cui anche una sua esplosione, che poteva capitare, era anche rischiosa. E poi danneggiava anche la vista, era proprio diciamo una cosa brutta. Il tubo catodico era questo, i segnali televisivi venivano visualizzati all'interno di questo tubo catodico che conteneva dei gas particolari. Oggi invece abbiamo i televisori a schermo piatto, quindi non ci sono più tubi catodici. Però dice in sostanza il mondo è diventato una televisione. Questo dice, no? E dice anche che il sole porta gli occhiali da sole. E come sarebbe il sole porta gli occhiali da sole? Secondo voi che cosa vuol dire? Che il sole porta gli occhiali da sole? C'è qualcuno che... Allora, intanto il sole, la Terra cosa fa? La Terra ruota intorno al sole, giusto? Sì. Quindi si vedono, la Terra e il sole si vedono. No? Praticamente. Quindi il sole porta gli occhiali da sole. Gli occhiali da sole perché? Perché quando guarda. Non vuol dire forse perché quando guarda la Terra viene accecata dalla troppa luce che emette, ad esempio, la Certo. tecnologia. Bravo, esatto. Ma la Terra non è un pianeta? Mettono. È un pianeta o una stella la Terra? Sì. È un pianeta, no? No, il pianeta, No, è un quindi. pianeta. E i pianeti emettono luce? No, No. Avete qualche nozione no. di astronomia, no? No. No, Non emettono ma luce. forse perché adesso nel mondo c'è troppa tecnologia, quindi per quello che lui dice che emette troppa luce. Certo, c'è troppa tecnologia che crea luce artificiale. C'è troppa virtualità, c'è troppa falsità, diciamo così, no? Una falsa luce, perché non è la luce della Terra, è la luce delle macchine che la producono, no? Degli effetti speciali. La Terra è coperta da effetti speciali e perfino il Sole deve mettersi gli occhiali da Sole. È buffa questa cosa e allo stesso tempo è geniale, no? E poi dice che ogni etnia difende la propria etnia, è vero, no? Non è vero oggi, ognuno difende i suoi gruppi. Anche su internet, no? Le sue bande, no? È come se fosse una nuova guerra fredda, dove di notte, no? Avvengono questi scontri, perché è vero che poi di notte si postano messaggi, si litiga anche nei vari social, si svolgono attività. È vero questo, no? Di notte, giusto? Bene, allora questa poesia, un Luna Park nel cuore, scritta nel Ormai 2000. viene vista come Sì? no, che ormai viene vista come una guerra, cioè di dibattiti, praticamente ci sono solamente dibattiti oppure scontri tra idee, Sì, comunque scontri tra idee, certo. È un social continuo. Notizie false tramite messaggi. anche. Notizie false. Prof, Sì. volevo chiedere, può soltanto rispiegare quello che ha detto dopo la luce artificiale? Perché è andata via un attimo la connessione, la sentiamo un po' male, se ha voglia, per piacere. Sì, non mi ricordo a che punto eravamo, però diciamo che si parlava del fatto, credo, che il sole porta gli occhiali da sole, che è una cosa strana, perché la Terra è un pianeta e il pianeta, no? Questo l'hai sentito? Sì, quello lì sì, il pezzettino.
dopo, prima dei social, quelli in mezzo, mi sono perso, mi scusi. Non mi ricordo cosa abbiamo detto. Ah, okay, vabbè, no, tanto vabbè, non importa. Poi hai la registrazione, magari la puoi risentire, no? No. Abbiamo parlato del fatto che di notte poi avvengono Sì, questi dimenticato, scontri, scusi, avevo detto. dibattiti, discussioni. Vabbè, no. Ogni gruppo difende il suo gruppo. Quello che mi interessa sottolineare è che questa Beat Generation, che ripeto, è molto difficile da leggere. Io non amo le loro opere, perché sono difficili, no? Però, diciamo così, mi interessano e mi piacciono da un altro punto di vista perché sono molto critiche e affrontano la realtà da un altro punto di vista, ecco. E questa poesia sicuramente è molto attuale oggi, un po' come il testo di Burroughs, no? Che dite? Sì, appunto. Sì, Cioè, però. veramente non sapevano Sì. come si è sviluppato il mondo, però comunque più o meno siamo lì, proprio. Cioè. Più o meno siamo lì, direi. Ma prof, ma anche quella di prima, il posto nudo, è molto attuale. Sì, per quale motivo, Beatrice? Perché al giorno d'oggi tutti che postano queste storie su Instagram, vanno di qua, di là, prima sta maglia, mangiano in questo posto senza comunque sapere. Eh già, potreste voi invece utilizzare queste citazioni, no? E farle conoscere un po' in giro, giusto? E vedere la gente che cosa dice. Ok, se io ho caricato. Ecco, perfetto. Domanda. Sì. Ok, ma i quaderni che dobbiamo consegnarle entro domani? Sì, domani o lunedì, diciamo, entro lunedì, tra domani e O lunedì, va lunedì? bene? Sì. Ok. Perché cioè, dobbiamo mettere anche gli appunti di queste ultime lezioni, quindi. Sì, mettete degli appunti sulla Beat Generation anche. Ok. Certo. Va bene, allora lo dico alla parte. Va bene. Allora, ragazzi, io per oggi vi saluto. E poi ci sentiamo da lunedì per le interrogazioni. Ok, Va bene, va bene? Perfetto. ma prof, Sì. per le interrogazioni ci ritroviamo sempre qui. Sì, ci ritroviamo Sì, sul qui. calendario, ho messo proprio il calendario. Ecco, ci ritroviamo qui secondo le ore stabilite e quindi basta, insomma, facciamo così. D'accordo? Usiamo questo sistema. Ok, va bene. Ok? Va bene, prof. Bene, ciao a tutti Sì. allora. Ciao Ok, va bene. Arrivederci, prof. Buona giornata, buone lezioni. ragazzi, anche a voi, state Arrivederci, bene. prof. Ciao. Arrivederci.